Ora è ufficiale. Danilo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Sarà bianconero fino al 2025. C'è già stato l'annuncio da parte della società, ci sono le foto con Danilo che stringe la maglia con il suo numero, quindi 2025, il numero della scadenza è il suo nome. Io devo dire la verità, sono contento, ne avevo già parlato in realtà anche su un articolo che avevo scritto per Numero 10, che tra l'altro vi invito a scaricare perché comunque nei prossimi giorni usciranno altri articoli, altri contenuti esclusivi, trovate il link qui sotto in descrizione e se vi siete persi quell'articolo su Danilo potete cercarlo all'interno dell'app insieme a tutti gli altri contenuti che ho creato esclusivamente per loro, ma voglio cercare insieme a voi in questo momento di leggere quelle che sono appunto le dichiarazioni da parte della Juventus su quello che sarà il prossimo capitano. Dopo Leonardo Bonucci ci sarà Danilo, in realtà c'è Danilo anche prima della fine del ciclo legato a Leonardo Bonucci, ma Danilo sarà effettivamente il giocatore che porterà la fascia capitano sul braccio anche il giorno in cui Leonardo Bonucci saluterà la vecchia signora. E quindi Danilo è rinnovo. Anima, guerriero, leader, queste tre semplici parole descrivono il Danilo giocatore ma anche e soprattutto il Danilo uomo. E anche nell'ultima partita disputata, il derby della Mole di martedì 28 febbraio, con il gol segnato sul finale del primo tempo, ha dato prova di tutta la sua leadership. Mi aspettavo sicuramente una carriera diversa da Danilo alla Juventus, non mi aspettavo potesse diventare un simbolo, perché in questo momento Danilo è un vero e proprio simbolo. Non mi aspettavo di trovare un giocatore così legato ai colori bianconeri, né durante la trattativa che l'ha portato alla Juve, che ha visto partire João Cancelo, che per quanto mi riguarda è ancora una ferita aperta, perché Danilo è un grande giocatore, Cancelo è un grande giocatore, insieme sarebbero stati qualcosa di magico e anche lì ci ha dato un attimo la dimensione di una Juventus che stava iniziando a perdere un po' di appeal dal punto di vista delle trattative e dal punto di vista economico, perché in precedenza forse la Juventus sarebbe andata ad acquistare Danilo mantenendo pure Cancelo all'interno della rosa. Già lì iniziavamo a perdere qualcosa. Immaginatevi Danilo centrale di difesa 3 o difesa 4 con Cancelo largo a destra, magari in questo caso nel 3-5-2. Sarebbe stata una coppiata mica male, però non me lo immaginavo un giocatore di questo tipo, soprattutto anche dopo la sua prima stagione alla Juventus, dove comunque aveva giocato non troppo, anzi io ricordo alcuni video al termine della stagione in cui dico se De Sciglio fino adesso è stata la riserva dei vari Steiner, Dani Alves, tutti i giocatori che sono passati comunque da titolare sulla fascia destra, benissimo, andiamo a prendere un titolare e Danilo può essere tranquillamente la riserva a destra di quel giocatore forte. Probabilmente Danilo nell'arco dei 9 anni di dominio Juventus o degli 8 anni magari precedenti rispetto a quello del suo arrivo, dato che anche il primo anno di Juventus l'ha giocato Cuadrado come titolare in basso a destra nella Juventus di Sarri, beh, Danilo sarebbe stato un giocatore che poteva lottare per ottenere quel posto o poteva lottare per un posto da centrale, magari andando a sostituire Barzagli che stava arrivando a fine carriera. Non so se sarebbe stato effettivamente un giocatore titolare di quella Juve, anche perché comunque è un classe 91, quindi è un giocatore che non è più giovanissimo ma non è nemmeno vecchio e in quegli anni sarebbe stato assolutamente nel pieno della sua crescita e probabilmente questa leadership e questa maturità l'ha raggiunta anche dopo tutte queste esperienze super positive e super vittoriose come appunto al Real Madrid e al Manchester City. Tra l'altro Danilo, se ben ricordo, ha vinto pure una Champions contro la Juventus in finale, qua vado a memoria ma dovrebbe essere così, la Champions che ha vinto insieme a Morata proprio a Cardiff contro la Juve. E Danilo invece è diventato effettivamente un giocatore super importante da ogni punto di vista per la Juve e c'è stata questa crescita con Sarri, l'inserimento, tra l'altro l'esordio bellissimo, io ero presente al suo esordio, al suo gol dopo una ventina di secondi proprio perché De Sciglio si fa male, entra lui e quella partita, quella spumeggiante partita 4-3 col Napoli, una delle più belle che io abbia mai visto allo stadio, è proprio firmata Danilo. Poi qualche apparizione sporadica, un rigore fallito in finale proprio con il Napoli, un trofeo proprio perso per via di quell'errore di Danilo dal dischetto, un secondo anno con Pirlo come centrale della difesa 3 sul centro-sinistra e addirittura come centrocampista, perché la Juve di Pirlo aveva dei centrocampisti davvero di basso livello, proviamo a rielencarli insieme, ma pensandoci oggi mi fa veramente venire un brivido lungo la schiena, perché McKennie, Arthur, Ramsey, Rabiot e Bentancur non è assolutamente un centrocampo degno di essere allenato da uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio e della Juventus, quindi immaginarsi anche che ogni tanto abbiamo dovuto utilizzare Danilo
centrocampo mi fa un po' sorridere, esperimento che è stato riproposto anche da Allegri. Allegri invece adesso lo vede a destra, Pirlo lo vedeva a sinistra, Allegri lo vede a destra, quindi ci sono differenze anche da questo punto di vista. Sin dal suo arrivo alla Juventus nell'agosto del 2019 si intuì che il suo attaccamento alla nostra maglia sarebbe potuto diventare molto stretto. Io non pensavo così stretto, lo torno a dire. E così è stato anche fuori dal campo. È diventato punto di riferimento, il suo legame con i nostri colori da oggi diventa ancora più forte. Io tra l'altro ricordo di aver incontrato Danilo proprio il primo anno di Sarri. Era un giocatore ancora che non ero riuscito a decifrare, mi sembrava tra virgolette un oggetto misterioso, perché alternava buone prestazioni a prestazioni irrivedibili, ma l'incontrarlo è stato molto bello, perché veramente era un giocatore che si poneva in modo elegante, interessante e completamente disponibile nei confronti dei tifosi. Mi viene a pensare invece Cuadrado, al quale io sono molto legato, che è passato dicendo ho mal di testa, non riesco a parlare, oppure Higuain, che al termine della partita è andato via senza fermarsi a salutare i tifosi. Invece Danilo è stato lì, ha stretto la mano a tutti, ha cercato di fare una chiacchiera, una parola con tutti, e si era presentato veramente molto bene. C'era stato questo legame che non sono riuscito mai a spiegare, l'ho già detto tante volte anche all'epoca. Danilo era quello che mi aveva colpito più in positivo, proprio dal punto di vista dell'atteggiamento, e non capivo perché. I primi anni si parlava anche di un Danilo che aveva molto peso all'interno dello spogliatoio e non riuscivo a spiegarmene il motivo, perché davvero sembrava un giocatore e un oggetto misterioso. Col passare degli anni e delle stagioni ho capito perché: perché è un giocatore con carisma, con leadership, con esperienza, con mentalità vincente, è diventato anche all'interno della sua nazionale, e non è un a caso, è il Brasile. Dani infatti sarà bianconero fino al 2025. La sua storia e quella della Juventus dunque proseguiranno insieme e non potremo esserne più felici. La sua avventura a Torino è iniziata 3 anni e mezzo fa e di strada ne abbiamo percorso tanta, sempre insieme. E ci sono i numeri a confermarlo. 142 presenze, di cui 128 da titolare. Dani ha sempre messo la squadra, prima di tutto e di tutti. 142 presenze e 128 da titolare sono numeri bellissimi. Già questo racconta che cos'è Danilo per la Juventus e cos'è stato Danilo per la Juventus con 3 allenatori differenti. Non dimentichiamoci mai che Danilo è stato un giocatore che ha attraversato tutte e 3 le gestioni degli allenatori della Juventus, dal post Allegri al ritorno di Allegri, quindi sicuramente un giocatore che è diventato anche universale per più tipi di calcio espressi. La sua storia in bianconero si è costituita partita dopo partita, al punto di diventare imprescindibile per la Juve, a far diventare la Juve imprescindibile per lui. Con il nostro club infatti ha totalizzato il numero più alto di presenze in carriera, presenze che hanno reso Dani, dal suo arrivo in bianconero nella stagione 19-20, il difensore della Juve con più partecipazioni a rete, contando tutte le competizioni, 17, frutto di 8 reti e 9 assist. Tanta, tanta roba, anche perché, come dicevamo, centrodestra, centrosinistra, terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale, difesa 4 e addirittura centrocampista. Ha giocato praticamente in tutte le posizioni, intelligenza tattica fuori dal comune. Il penultimo gol in ordine temporale è arrivato all'Allianz Stadium contro l'Atalanta il 22 gennaio scorso, tra cui le messe a segno bianco-nero, e anche quello dal valore simbolico più importante per il momento storico nel quale è arrivato. E poi ovviamente ricordiamo quello del derby l'altra sera. Una presenza costante la sua, è uno dei 2 giocatori in rosa insieme a Kostic che nella stagione in corso ha preso parte a tutte le gare di Serie A, 24. Dani, in 2 parole, è una splendida certezza, e da oggi ancora di più. Ho recuperato anche quelle che erano state le prime parole di Danilo, la presentazione. Non c'erano molti numeri disponibili, diceva. Credo molto nella numerologia, il 13 rappresenta rinnovamento e apertura verso il nuovo. Rinnovamento è una parola chiave oggi. Oggi che non veste più quella maglia, non veste più il numero 13. L'apertura verso il 9 l'ha avuta, verso il nuovo l'ha avuta. Ora, oggi veste il 6, che è un numero importante alla Juventus. Ricordo il suo post su Instagram il giorno in cui sceglie questo numero pesante con una dedica, una carezza a Gaetano Scirea, per farti capire anche quella cosa. Mi aveva molto colpito, avevo detto questo è un giocatore che non viene dall'Italia, non può aver vissuto quei momenti, non conosce la storia della Juventus così bene, perché ovviamente è cresciuto in Brasile e poi ha fatto anche altri collegamenti, altre esperienze in altri paesi. Ma una dedica a un simbolo della Juventus perché vai a scegliere quella maglia è qualcosa di molto bello, e già lì ti aveva fatto capire di essere
qualcosa di diverso. Danilo, tra l'altro, secondo Giovanni Albanese, non andrà a rinnovare al rialzo il suo contratto. Questo, secondo DAZN, sono gli stipendi della Juventus netti all'interno della rosa. Danilo percepisce 4 milioni di euro. Probabilmente c'era già il decreto crescita, quindi addirittura uno stipendio abbastanza basso per un giocatore che è il più utilizzato a livello di minuti in stagione 2862, il secondo è Rabiot con 2388, stiamo parlando di 500 minuti in più da parte di Danilo in stagione di minuti disputati. E ovviamente, come diceva prima il comunicato della Juve, Juve è diventata quasi dipendente da Danilo, lo è davvero, giocatore meraviglioso che ha regalato veramente fino adesso una stagione super. Non era facile rinnovare in questo momento di incertezza verso il futuro, quindi a maggior ragione questa cosa gli fa onore. Un contratto che era in scadenza nel 2024, un contratto che viene rinnovato per un ulteriore anno e a quanto pare con opzione per un ulteriore. Vedremo se poi sarà utilizzata questa opzione oppure no. Spero che non sia però un rinnovo automatico obbligato come quelli di Alexandre Cuadrado. Spero che ci si possa ragionare insieme, si possa discutere insieme, anche perché davvero Danilo in questo momento è stato battezzato dalla Juventus come giocatore che andrà a rappresentare la Juventus in futuro. Io sono molto contento di questo rinnovo, secondo me è strameritato sul campo. La prossima maglia la comprerò assolutamente di Danilo, perché quest'anno mi ha veramente dato tutto quello che poteva darti un giocatore in un momento anche così complicato. Davvero non voglio risottolineare, non voglio smettere di puntare il dito su questa cosa. Rinnovare in questo momento qui è assolutamente rispettabile a livello umano, perché prendiamo in considerazione il caso peggiore della Juve, può succedere tutto, possiamo davvero, che ne so, retrocedere effettivamente. Lui ha rinnovato prima di tutto, ci sono giocatori che vanno ad unire il proprio nome alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Poi magari cambierà qualcosa, non lo so, non ne abbiamo idea. Firmare in questo momento gli rende assolutamente onore. Giocatore che in questo momento è imprescindibile, giocatore che comunque con Allegri, con un altro allenatore, dato che abbiamo visto ha giocato con tanti, ha giocato pure con Guardiola al Manchester City, è stato allenato pure a Guardiola, quindi davvero tantissime filosofie differenti, può essere utilizzato da qualsiasi allenatore. Un rinnovo che andava fatto, secondo me andava assolutamente fatto, a maggior ragione se poi non viene nemmeno innalzata la parte di stipendio. Bremer e Danilo quest'anno mi hanno ridato un po' quella gioia di vedere dei difensori fare qualcosa, perché Danilo anche in fase di costruzione è molto importante, là dietro ci garantisce sempre una linea di passaggio alternativa che difficilmente abbiamo visto in questi anni, quindi giocatore moderno, giocatore che incarna la perfezione spirito Juve, giocatore che sono orgoglioso di aver entrato nella mia rosa e sono orgoglioso di vederlo con la fascia di capitano al braccio. Quindi questa è assolutamente la mia opinione sul rinnovo di Danilo. Sono assolutamente pro al rinnovo di Danilo, sono assolutamente contento, era la scelta giusta, andava fatta e sicuramente a lui riconosco anche qualcosina in più dal punto di vista umano, proprio per la situazione nella quale navighiamo.